La svastica sull'Antartide. Parte undicesima. La conquista del continente ghiacciato. Questo gioiello è costruito con un doppio scafo e per la prima volta il motore elettrico principale, 4800 cavalli, secondario 226 cavalli, supera quello diesel, 4000 cavalli. L'elevata velocità in immersione, max 16 nodi, min 3,5 nodi, e la notevole profondità operativa, 200-250 metri, lo rendono completamente invisibile ai sonar dell'epoca. Inoltre, per evitare che venga colpito durante l'attacco a quote periscopiche, è dotato di avanzatissimi apparati elettronici che gli permettono di lanciare siluri anche da una profondità di 120 metri. Ne vengono commissionati sulla carta ben 1300, ma solo 118 sono operativi nella primavera del 1945. Una cosa stranissima, tutte le fonti ufficiali sono concordi nell'affermare che nessuna classe ventunesima di tali sommergibili partecipò ad azioni di guerra, ma allora, a che cosa vennero adibiti? Al diporto? Non credo proprio. E qui mi vengono altre domande. Tutti e 118 furono catturati dagli alleati oppure ce n'erano alcuni mancanti? Soprattutto, furono 118 ad essere operativi nell'ambito della Kriegsmarine oppure ve ne furono altrettanti sui quali misero le mani le SS non iscrivendoli nei ruoli? L'ammiraglio Dönitz era stato coinvolto dalle SS nel progetto? Domande per il momento senza risposte. Ma un'altra cosa è sicura. La costruzione di tale squalo venne iniziata nella primavera del 43, quindi in occasione del 6 giugno del 44, il D-Day, almeno una quarantina doveva essere stata ultimata, perché non vennero posti a guardia della Manica, dato che tutti in Germania si aspettavano l'invasione per la fine di quella primavera? Un tal numero di quei mostri avrebbe messo in seri guai le navi alleate ammassate in poco spazio. I classe ventunesima avrebbero semplicemente lanciato siluri nel mucchio. Vennero tenuti in serbo per un'operazione segreta? Ma sono i motori ad essere strabilianti, quello diesel non solo eroga la spinta per la navigazione ma contemporaneamente ricarica le batterie dei motori elettrici, portando quindi l'autonomia operativa in immersione a ben 15.500 km alla notevole velocità di crociera di 10 nodi. Tale campo d'azione può ulteriormente essere aumentato se vengono sigillate e riempite di diesel le 6 camere di lancio per i siluri. Ciò comporta l'aggiunta di altri 3.000 e 5.000 km. Pertanto, l'Antartico rientra assolutamente nella gittata di questi sottomarini, che una volta raggiuntolo possono sfruttare quell'energia geotermica per ricaricare i due motori elettrici. Inoltre, l'invenzione dello snorkel, un aspiratore d'aria collegato ad un galleggiante, consente di navigare in immersione anche con il motore diesel, dato che tramite esso, liberato a quota periscopica, affluisce aria nelle camere da scoppio. A questo punto è il caso di citare brevemente l'episodio dell'U-Boat 977, classe 7C. Il suo comandante, il capitano di vascello Heinz Schäfer, il 10 maggio riceve l'ordine di arrendersi mentre sosta nelle acque della Norvegia meridionale. La resa è uno shock, non la può accettare, non vuole consegnare la sua nave e non si vuole dare prigioniero insieme ai suoi ragazzi. Dopo un consiglio di guerra solo 16 tra questi, tutti quelli con famiglia in Germania, chiedono di lasciare la nave per tentare di raggiungere casa, ma vengono fatti prigionieri poco dopo. Mentre il resto della ciurma segue il suo capitano in un progetto pazzesco, il raggiungimento dell'Argentina per rifarsi una nuova vita lontano dai campi di prigionia. Con i viveri razionati al massimo e senza il minimo rifornimento di carburante, passano l'equatore il 23 luglio e raggiungono Mar del Plata il 17 agosto, totalizzando 108 giorni di navigazione di cui 66 in continua immersione. Record secondo solo a quello stabilito da U-Boat 978, 68 giorni senza mai emergere. Ma qui c'è l'atroce beffa, il governo argentino ha voltato la gabbana e l'equipaggio viene consegnato agli statunitensi. Durante l'interrogatorio al quale viene sottoposto, Schäfer si sente ripetere due domande in particolare, 1. Perché non si era arreso il 10 maggio? A questa non risponde. 2. Durante il viaggio aveva portato con sé anche Adolf Hitler e Martin Bormann? Di fronte a questa se ne rimane altrettanto muto.
sono le stesse domande fatte al comandante Wilhelm Bernhard dell'U-Boat 530, classe nona C, che pure viene catturato poco prima del 977 in quelle stesse acque. È il caso di sottolineare che il 530 viene indicato da più parti, compreso il libro scritto proprio da Bernhardt in collaborazione con Howard A. Wechner, come il mezzo con il quale venne portata in Nuova Svevia l'originale lancia di Longino, mentre a Norimberga ci sarebbe la falsa. Comunque sia, tali domande sono la prova che anche gli alleati occidentali non credevano, e probabilmente non lo credano tuttora, proprio similmente ai russi che nel giardino della cancelleria fosse stato trovato il corpo del vero Führer. Comunque sia, quei due sommergibili non erano nemmeno gli stupefacenti classe 21 eppure compirono delle navigazioni straordinarie. Ed in riferimento alla pervicace volontà di non arrendersi mostrata dai sommergibilisti tedeschi ben oltre il 10 maggio 1945 vi è un episodio pubblicato sul quotidiano Franz Soir verso la fine di settembre del 1946, si ho scritto bene, 1946, era citato l'abbordaggio appena accaduto da parte di un sommergibile tedesco ai danni di una baleniera islandese, la Juliana. Alcuni tedeschi si erano recati a bordo di essa per comprare cibo fresco pagando in dollari. Durante la guerra, il grande ammiraglio Karl de Okondiere-Zinitz disse con orgoglio queste precise parole: la flotta dei sottomarini tedeschi è fiera di aver costruito per il Führer, dall'altra parte del mondo una Shangri-La, una fortezza inespugnabile. Egli è arrestato il 23 maggio del 1945. Durante i turni interrogatori gli viene ripetutamente fatta questa domanda: Vostra Eccellenza dove ha portato Adolf Hitler? Punto interrogativo al che, de Okondiere-Zinitz, risponde altrettanto ripetutamente: Non so di cosa stia parlando, il Führer è morto a Berlino nel bunker della cancelleria.